Bene, sì, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua in questo video per andare un po' a parlare di oggi del calciomercato e non solo, ma parliamo oggi, in questo video, comunque uscito l'altro video riguardo al calciomercato internazionale, in questo video parliamo di Serie A e di Serie B, comunque in realtà di campionati italiani, Serie A, Serie B, Serie C, quindi diciamo nei nostri confini. E la prima notizia è veramente interessante perché riguarda la questione Osimhen. Infatti, negli ultimi giorni è uscita fuori questa notizia secondo cui i soldi comunque di Osimhen alla fine non sarebbero in realtà mai stati arrivati, non tanto per colpa del Napoli, almeno per quanto si dice non è tanto colpa del Napoli che non ha pagato, quanto più sembra l'ex presidente dell'Lille comunque averli fatti sparire, se vogliamo. Comunque alla fine degli 81,3 milioni versati solamente 10 sono arrivati, comunque di quegli 81,3 diversi in realtà sono per i vari cartellini di Farnese e di vari giovani, quindi adesso dovrebbero essere anche un po' meno, però c'è quindi questa sorta di buco finanziario e quindi si sta indagando riguardo a dove sia finito questo denaro, questi soldi comunque, e di conseguenza quindi attenzione perché, ripeto, non dovrebbe essere coinvolto il Napoli, più che altro una questione proprio dell'Lille, dell'ex presidente Lopez, però vediamo un po' comunque come andrà avanti questa questione perché sicuramente non sono pochi, ecco, non sono 2.000 euro, sono comunque veramente tanti, e quindi vediamo un po' perché comunque poi alla fine sicuramente è una plusvalenza abbastanza importante per il Lille, perderli così non è sicuramente bello. Ma parlando di calciomercato, in Italia ovviamente, il Milan sembrerebbe, non dico su Sergio Ramos, però comunque si parla di Sergio Ramos Milan. Sinceramente penso che sia una delle bufale più grandi nella storia del calcio, perché semplicemente ragazzi, guardiamo le cifre, cioè siamo realisti, ma il Milan spenderà 50 milioni per Sergio Ramos? Cioè, un Milan che ha dimostrato negli ultimi anni di voler puntare sui giovani, di voler comunque puntare in prospettiva, di voler comunque andare a cercare comunque profili di sicuramente esperienza, ma alternarli comunque a tanti giovani, va comunque su un giocatore che alla fine è un difensore più forte al mondo e non lo metto in dubbio, con però dei problemi fisici avuti nell'ultimo periodo che potrebbero condizionare quindi il suo futuro, e pagarlo 15 milioni l'anno per 2 anni più 20 milioni alla firma. Cioè, quindi tu mi stai dicendo 50 milioni per Sergio Ramos, e però attenzione, non sono 50 milioni del cartellino, sono 50 milioni di cui 20 alla firma, e vabbè, 20, diciamo che 20 è un po' il cartellino se vogliamo, però ci sono anche 15 milioni che poi vanno a inficiare il monte ingaggi, quindi il discorso è quello. Non so, fossero 50 milioni di cartellino e basta, vabbè, però sono tipo 20, quei 20 alla firma possiamo prenderli come cartellino, diciamo, no? I 15 milioni che tu daresti all'anno vanno a inficiare non poco sul monte ingaggi. Il monte ingaggi si alza notevolmente con Sergio Ramos. Il gioco vale la candela? Secondo me, sinceramente, no. A sto punto ti sei preso Tomori, ti tieni Romagnoli e cerchi di andare comunque a puntare su un giovane comunque che costi poco. Ripeto, sarebbe un colpaccio incredibile Sergio Ramos in Italia e al Milan. Però comunque a quelle cifre a sto punto rinnovavo Donnarumma. A sto punto rinnovo Donnarumma, che comunque chiedeva tanto, però c'è anche da dire che ecco, magari la questione è diversa rispetto a Donnarumma, perché Donnarumma comunque in futuro avrebbe chiesto ancora di più, perché ovviamente se comunque fosse rimasto, magari tra 4 anni Donnarumma avrebbe chiesto ancora di più, quello vabbè non si sa, però comunque a sto punto c'è, cioè, quasi quasi, se i soldi sono quelli che Sergio Ramos chiede, cioè solamente il Paris Saint-Germain potrebbe pagare certe cifre, o un City, uno United. Ecco, forse allo United sarebbe molto interessante, però vedremo alla fine, ragazzi, ripeto, penso che sia praticamente impossibile che vada al Milan, anche perché sarebbero un po', diciamo, sarebbe incoerente con le scelte di mercato fatte nell'ultimo periodo, anche perché ha appena speso 30 milioni per Tomori e ne va a spendere altri 20 di cartellino, se vogliamo, e 15 l'anno per 2 anni per Sergio Ramos. Cioè, dal punto di vista del campo sarebbe un ottimo colpo, anche se c'è da valutare perché per l'età e per i problemi fisici. Però vediamo un po'. E a questo punto però parliamo anche di Fiorentina, perché è sempre più vicino l'arrivo di Nico Gonzalez, attaccante comunque che quest'anno ha fatto bene. Sinceramente a me piace molto Nico Gonzalez, l'ho visto giocare una partita in Lipsia Stoccarda, mi era piaciuto moltissimo, ha fatto una buona partita.
E devo dire che è un attaccante tutto sommato che ci può stare assolutamente. Bisogna ovviamente vedere che cosa potrà fare comunque in Italia, in un campionato molto diverso dalla Bundesliga. Alla fine quest'anno è arrivato quasi in doppia cifra. Cifre, se vogliamo, anche abbastanza altine, perché poi si parla di 23 milioni più 4 di bonus, che comunque sono cifre tutto sommato alte. Però comunque è sicuramente strappare la concorrenza di un Tottenham, o comunque anche di un Brighton che sembravano interessate, non è male per una Fiorentina che quindi, al di là dell'allenatore di cui adesso ancora non si sa il nome, Fonseca, Garcia, Italiano e tanti altri, comunque sembrerebbe voler e essere intenzionata ad andare a puntare tutto su Nico Gonzalez per il reparto offensivo. Ripeto, ottimo giocatore, potrebbe essere il sostituto di Vlahovic, anche se dipende poi dallo schema che il prossimo allenatore userà, perché se gioca a due punte serve un altro attaccante, evidentemente. Comunque, o si potrebbe anche tenere Kwame o Kokorin, però diciamo che ci sarebbe un gap troppo importante tra, diciamo, le. Cioè, se tu hai Vlahovic e Nico Gonzalez titolari in un attacco a due, e dietro Kokorin e Kwame c'è troppo un gap, cioè c'è un gap tecnico incredibile, perché comunque alla fine poi sicuramente Kwame non ha fatto molto bene questa stagione, e Kokorin bisogna valutarlo comunque. Detto questo, però, parliamo anche di Torino, perché il Torino sarebbe, oltre che su Messias, su Garritano per rinforzare la tre quarti offensiva. Sarebbe sicuramente un ottimo colpo. Garritano, un giocatore che mi piace tantissimo, che ha fatto una stagione spettacolare a Chievo Verona di Aglietti, anche se Chievo poi non ha fatto nulla di particolare, però ha fatto molto bene. Tante squadre interessate in Serie A, tra cui il Torino. Ma sapete quanto sarebbe bello in un 3-4-1-2, un 3-4-2-1 di Juric, Garitano, Messias? Ma che bello sarebbe Garitano, Messias dietro la prima punta. Beh, sarebbe veramente molto molto bello. Comunque, a parte questo, quindi c'è un interessamento, vedremo un po' se si farà qualcosa. A questo punto però parliamo anche di Serie B, perché è ufficiale Juric al Parma. Passiamo da Juric a Juric, perché tra un po', che non so se sia il figlio, ma sinceramente non lo so, bisognerebbe che mi informassi, ma non credo. Però comunque, a parte questo, è un rinforzo sommato che ci può stare per un Parma che quindi va a prendere Stanko Juric, colpo comunque tutto sommato che ci può stare. Stiamo parlando di un centrocampista classe 96 che quindi firma un quadriennale con il Parma, giocatore comunque giovane che ha giocato all'Hajduk Spalato, squadra comunque di alta classifica in 1HNL, comunque il campionato croato. Ma a parte questo, ci può stare comunque un colpo per il reparto offensivo, una scommessa ovviamente. Vedremo un po' se verrà vinta questa scommessa. A questo punto però continuiamo un po' e andiamo avanti con la Serie C. Ora tutte notizie comunque in Serie C. La prima notizia è il ritiro di Santana si ritira comunque dal Palermo, si ritira dal Palermo poi dal calciogiocato, e quindi lascia comunque il Palermo, e stiamo parlando comunque di un 81, un ex attaccante ormai classe 81, quindi ormai sul viale del tramonto, quindi ritiro comunque arrivato, diciamo, a un'età abbastanza avanzata, e comunque rimarrà nella società Palermo. E nello specifico sarà allenatore del settore giovanile, probabilmente della Berretti, probabilmente. Comunque rimarrà nella società Palermo dopo, quindi dopo questo ritiro. A questo punto però parliamo anche in realtà di Südtirol. Infatti interesserebbe Cinelli dal Vicenza. Stiamo parlando comunque di un centrocampista che tutto sommato per la Serie C potrebbe essere un ottimo colpo di calciomercato. Potrebbe lasciare il Vicenza, visto che comunque la prossima stagione è in scadenza, quindi diciamo che il Vicenza vorrebbe ancora monetizzare almeno qualcosa per non perdere poi la prossima stagione a zero. Il Südtirol è molto interessato per rinforzare comunque la squadra, e vediamo un po' se comunque arrivi, se comunque arriverà nei prossimi giorni. Comunque c'è un interessamento abbastanza importante per un Südtirol che comunque ha già ufficializzato l'arrivo di De Colle. Stiamo parlando comunque di un difensore classe 93 che arriva comunque dall'Entella, 2 anni di contratto per lui, più opzione per il terzo, e sicuramente un rinforzo importante per la categoria. Un giocatore che comunque la scorsa stagione ha giocato in Serie B, quindi ha fatto comunque una categoria superiore. Per la categoria è molto importante, giocatore che comunque la conosce, di esperienze, vogliamo comunque, seppur non è ancora né troppo giovane né troppo vecchio, un'età diciamo mezza, nel pieno della carriera possiamo dire, ed è un rinforzo comunque importante per il Südtirol che quindi vuole assolutamente
questa stagione provare a tornare comunque, provare ad andare in Serie B. È sicuramente un rinforzo, ripeto, che per la categoria ci può stare assolutamente. A questo punto direi che possiamo parlare un po' anche della questione Tonucci. Infatti, stiamo parlando comunque di un difensore ex Foggia che quest'anno è stato al Catania in prestito con diritto di riscatto, però non esercitato da parte del Catania e quindi difensore che torna alla Juve Stabia. Alla fine comunque questa esperienza quindi a Catania si conclude per lui. Catania che, ripeto, sembrerebbe intenzionato a non voler riscattarlo, e quindi Juve Stabia che alla fine avrà un Tonucci in più la prossima stagione. Vedremo se cercherà di cederlo o eventualmente valuterà di tenerselo. Comunque vediamo un po'. A questo punto però parliamo anche, prima di parlare della questione Auteri, di due notizie per quanto riguarda i calciatori. La prima riguarda Ciccio Cosenza, Francesco Cosenza, che è stato promosso con l'Alessandria comunque in Serie B, pur comunque giocando alla panchina, un giocatore comunque di leadership che incute anche un po' di timore, diciamo, è veramente un armadio, aggressività, comunque un giocatore sicuramente di questo tipo, e piacerebbe al Francavilla per rinforzare comunque il reparto difensivo, un giocatore che sicuramente non rimarrà in Serie B perché, diciamo, non dico non la merita, però comunque non ha le qualità per giocare in B. E di conseguenza rimarrà in C, ripeto, piacerebbe molto a un Francavilla per rinforzare il reparto difensivo, e sarebbe comunque un colpo interessante e aumenterebbe, ripeto, quella tigna, quell'aggressività comunque nel reparto difensivo del Francavilla. E a questo punto però parliamo anche di Modena, perché è ufficiale il rinnovo di Narciso. Narciso, portiere classe 80, che rinnova per un'altra stagione, la prossima stagione sarà l'ultima per lui. Ha 2 anni meno di Buffon in realtà Narciso, quindi comunque veramente anche lui molto, molto anziano, ma speriamo che comunque i portieri, diciamo, che fino a possono sicuramente, diciamo, ambire a giocare di più di un giocatore di movimento. Detto questo, comunque è un rinnovo che alla fine ci può stare, probabilmente giocherà come secondo e alla fine comunque per un'altra stagione, poi la prossima si ritirerà. Detto questo, chiudiamo con la questione Auteri, perché ufficiale risolve il contatto con il Bari e va al Pescara. Era praticamente ufficiale da tanto tempo, comunque era già nell'area da tanto tempo, e alla fine quindi è questo l'allenatore che dovrà comunque portare il Pescara in Serie B, perché il Pescara deve tornare in Serie B, perché è una squadra che non può rimanere in C, che comunque a livello di nome, a livello di calciatori che sicuramente prenderà, perché comunque Auteri vorrà qualcuno, già si parla di Derisio, comunque vedremo magari anche di Celiento, bisogna un attimo vedere, però sicuramente ha il dovere di andare in Serie B, perché comunque è una squadra, ripeto, con delle potenzialità molto importanti, e quindi Auteri dovrà fare un ottimo lavoro. Auteri sicuramente non ha convinto molto in questi ultimi anni, fallito sia a Catanzaro che a Bari. Vedremo un po' se riuscirà a tornare ad alti livelli. Il contratto è un contratto annuale con opzione per un altro anno, comunque eventualmente in caso di promozione o comunque in caso abbia fatto molto bene. Vedremo un po'. A questo punto mi fermo, ci vediamo quindi con un prossimo video. Ciao ragazzi.